picture this. Firenze, 1530. A time of love, life, and tuberculosis. Ooh, sir. Sorry. And like in any city, passion can make a woman's head spin. But then again, so can the plague. Take, for example, the story of the once young Cleandra, forced to flee her war-torn but beloved Firenze to seek refuge en France, to live la vie en rose. There, Cleandra lived the high life, but she never found love. And when you're looking for love in all the wrong places, there are no fine boys, just ugly faces. So, back to Firenze, Cleandra returns. Whom she meets, nobody knows. Well, I'll let you in on the secret. It's Nietzsche. Handsome, gentle, and totally married. To whom, you may ask? A princess? A beautiful queen? A beast! Lucrezia! Why, and why her? Nietzsche's whimpers echo throughout the piazza every night. For years, I'm sure he wondered what king he killed in his past life to deserve her. But Nietzsche knew, why Lucrezia? She was rich, and she was single. Ramondo and Sofrata, Nietzsche's parents, were looking for someone to carry on the family legacy. So far, their plan has worked. There's been no action. I mean, no action! None! At all! Every night, a different excuse. Nietzsche blames it on his fatigue. Oh, it's his stomach. And tonight, blame it on the weather. And Lucrezia, delusional. She believes him. She thinks he is the problem. She feels strongly that God's creatures must go forth and procreate. But she missed the good Lord's sense of humor. It's not easy to procreate when she's the last animal left off the ark. Meanwhile, desperation has set in for Cleandra. The fine wine who's quickly turning into vinegar. Don't get that? Whose sun is setting on her biological sundial. Don't get that either? She wants to get some before she's too old. Punto. And since word travels fast in these piazzas, upon hearing of the mismatched coupling of Frick and Frack, Ona, she's sure she's found the chooch for the job. Poor, poor Nietzsche. Lucrezia will be looking for her husband's love. Cleandra will be looking for her husband's love. And to make matters worse, Nietzsche's parents demand an heir. How does one carry out God's plan, society's wishes, carnal desires, and parental pressure? How does everyone get the cannoli and eat it too? Not alone, that's for sure. Sometimes life requires a little creativity and a few close friends, like Cleandra's closest, Liguria, the con artist who can sell a fortune to a fortune teller with her bottle of La Mandragola, the mandrake root. Love potion number niente. And then there's Sorella Timotea, a nun led by the almighty Sack of Ducats. One twisted sister who's as quick to hand out penance as she is to take a handout. Oof, I've said too much. I don't like to gossip. But if you stick with me, you'll find out exactly how the story unfolds. Sera, ma con chi parli? Nessuno, cantavo. Dicete pure, vi servo e vi ascolto. Vieni, vieni, vi dico tutto. Per lui, è lui, è lui. Siamo tornate dalla Francia? Vi sentite male, padrona? Non vedo nessuno. Ah, no? Finalmente ne hai detta una giusta. Siamo tornate a questo paese per trovarmi qualcuno. Ma, buona serva, mi sa che qui passano solo gli anni e non gli uomini. Il desiderio cresce. Non voglio perdere niente di quello che c'è a Firenze, ma mi pare che appunto non c'è niente a Firenze.
O sono vecchi o sono sposati. Mi scusi, padrona, ma ti sbagli. Ci sarebbe un certo Nietzsche Calfucci. Ancora con questo Nietzsche. Ma non me lo presenti? Dov'è? Lo vorrei conoscere. Però è sposato. Sposato? E allora, che me lo dici a fare? Non avrai capito. Io devo trovarmi qualcuno che sia per fare figlio o per fare amore. Qualcosa si deve fare prima che mi faccia vecchia. È sposato con una ricca, ma che per il resto lascia desiderare. Oh, Sira, rifai la parte molto bene. Credo di aver visto questa coppia gorgone appena passare. Quando? Mentre tu cantavi. Forse non sarà difficile conquistarlo. Vi dico quello che so. Fu un matrimonio per disperazione, per procura. Ma padrona, è sempre un uomo sposato? E quanti figli ha? Neanche uno. La donna non sa perché. Nietzsche è molto fedele, ma insieme? Insieme? Ah, sì! No! Beh, ci siamo! Su, su, andiamo! Ma dove? Non vedi che lì è uscito Nietzsche? Cerchiamo di capire perché. Papà qui? Gente di Firenze, questa sarà La Crizia, commedia di Messer Niccolò Machiavelli. Di Messer Niccolò Machiavelli, con la bella Crizia. Con la bella Crizia e il grande Antonuccio nelle vesti. Ah! Sì, sì, questa è una buona cura. Basta, basta così! Vedrai che ti farà bene! State calmo! Ricordi come disse il dottore? Niente meglio del sasso caldo per favorire la passione di un uomo, che è più bullo che cavallo. Quanto dice il dottore è vero, i miei signori? Ho detto che era solo un mal di pancia. Sopporta però, amore mio, sopporta. Se brucia, è segno che fa bene. Bene? Mi farebbe meglio una cucita. Ma cosa gli stanno facendo? Mi sembra che stia gridando. È una tortura. Saranno cose di famiglia. Cacca sangue! Quante se ne devono fare per avere dei figlioli, come se non bastasse fare il proprio dovere di moglie. Di me faranno una statua. Quale altro uomo sopporterebbe questa tortura? Solo un vero uomo. Devi essere forte, figlio mio. Noi? Dove voi? Avete bisogno di un erede. Altrimenti, che sfortuna, che tristezza per chi vuole solo avere un nipotino. Ha ragione, portalo dentro. La cura è sospesa per stamattina. Troveremo un'altra cura. Povero mio marito, ha un problema. No! Andate a fare i fatti vostri. Sira, vieni. Considerate la vostra pazzia! La carne vi brucia col suo peccato! È scritto nel libro dei proverbi: con il moltiplicarsi degli empi si moltiplicheranno le scelleratezze! Ma i giusti vedranno la loro rovina! E voi? Voi che cedete ai cattivi sensi? Ai richiami dei vostri bisogni, guai a voi! Ascoltate! Lo sento! Giunge fin qui odore di corruzione! Tu, che sei moribonda, pensa al lenzuolo del tuo letto sul quale hai fornicato! Quando arriverà la tua ora, che sarà di te? Non si salverà i moribondi!
sia senza peccato uno solo. Anzi, la mano. Io? Mio Dio. Dio brucia quella mano mentitrice. Chi è senza peccato allora? Lo sapevo. Cosa? Tieni, va con Dio. E solo con questi ci vado! Un altro per uno povero infelice? Va, via. Infine! Come farai se Nietzsche non è mai solo? Sira, Sira, beata te e la tua semplicità. Conosci Liguria, che viene continuamente a mangiare con me? Lei è molto amica della signora Lucrezia. Anzi, Liguria la prende in giro di continuo. Le ho spiegato la mia situazione, con la quale lei ha promesso d'aiutarmi. Lei? Che ti ha promesso di fare? Per una buona somma di denari, chiaramente. Ha promesso di convincere Donna Lucrezia di portare suo marito dalle cure termali. Perché? Perché? Il luogo cura, per farlo diventare padre, anch'io... Ah, farai amicizia con la moglie di un marito e dopo, da cosa nasce cosa ed il tempo governa. Brava, e senti un poco. Liguria, questa mattina, mi disse che avrebbe parlato con Lucrezia di questa cosa e che me ne risponderebbe subito. Eccola, di qui insieme. Parlo con Liguria quando si stacca dalla signora. Tu intanto vai in casa e se ho bisogno d'aiuto te lo dirò. Allora vado. Capisco bene quello che intendi, Liguria, ma non ho fiducia nei miracoli di questi bagni consacrati. Non avete fiducia nei miracoli? Adesso sono convinta che voi parlate così solo perché voi non siete abituati alla medicina moderna. Ti pare facile mettere sotto sopra tutta la casa per provare questi rimedi che non funzionano mai? Sono mesi e anni che non andiamo a letto insieme. Ho capito, donna. Eppure, io ho tanta voglia di avere figlioli con lui e sono disposta a fare qualsiasi cosa. Va bene, parlane tu con questi maestri e io sarò intanto con Nietzsche e ci ritroviamo più tardi. Io non credo che ci sia nel mondo una donna più disperata, ma neppure più brutta. Dio li fa e poi si accoppiano. Dio li ha fatti, ma si sarei dimenticato di mettersi gli occhiali. Leana sì che ha una ragione per sperare. Che fai nascosta qui, Leandra? Ti avevo visto con Donna Calfucci e volevo sentire novità. Non parte volentieri ai bagni termali. Però io ce l'ho riscaldata e mi ha detto infine che farà ogni cosa. Credo che sia solo questione di tempo. Tempo? Tempo? Il tempo vola, il seno scivola e le rughe crescono. Ma non è che tu lusinghi per mangiare alle mie spalle? Ti ho dato la mia parola, non dubitarne. Ti aiuterò per il gusto che ho di farti riuscire. Anche se non me ne venisse niente in tasca, lo faccio per te e per amicizia. Con amici come te. Quando andiamo dalle cure? Se posso dire la verità, non so se questo partito farà il bisogno nostro. Perché? A questi bagni viene d'ogni qualità di gente. Potrebbe venirvi una donna a cui Messerice sarà più attratto di te. Più bella o più graziosa, più giovane. Dobbiamo essere sicuri che non facciamo tutta questa fatica per un altro e non te. Che altra strada posso pigliare? Ho bisogno di tentare qualcosa, anche grande e pericolosa. Meglio morire che vivere senza fare l'amore, senza stare con Nietzsche. Sì, ma senti un po'. Lucrezia mi ha anche commesso che io trovi un medico.
farai tu la parte del medico. Sarà facile. Hai studiato in medicina, hai fatto qualche esperienza a Parigi per sembrare più intelligente di qualche cosa in latino, francese. Un medico. Medico donna. E con questo? Per la semplicità e la disperazione sua. Mi credete facilmente? Sarai un medico perfetto e se tu ti fidi di me, avrai Nietzsche nel letto. Nudo. Anche questa notte. Quanto mi dai? Se quel che dici è vero, avrai 200 ducati. Non potrei. Affare fatto. Come farai? Saprai quello tempo. Per adesso vai in casa e mi aspetti. E io andrò a trovare la disperata. Quando la conduco a te, segui quello che le racconto io. Mi raccomando, che tutto vada per il meglio. Beware of a determined woman. Lucrezia and Cleandra will stop at nothing to get the man they both want. Will fate side with the fat or the ferocious? Can the perfect disguise reveal one's true intentions? Non è la soluzione. Ancora per oggi, amor mio, vedrai, però sopporta. La prescrizione dice non meno di 2 ore. Te ne prego, su. Ancora un'ora così? Stai tranquillo, Nietzsche, affidati. Soffrono meno i penitenti, i flagellati. Non ne posso più. Hai ragione, amore mio. Ma non perdere la speranza, perché questa zuppa non è pepita. Zucchini schiacciati, peperoncino piccolo piccolo, disciolti in una soluzione portata da un bel campo dall'Oriente. Si dice che laggiù di uomini senza alcun desiderio sessuale si accendono tutti in questo modo, senza neppure bisogno di una donna. Un miracolo. Senti niente, amor mio? Ma che cosa vuoi che senta? Non sento nemmeno più la mano. La scienza va seguita. Ho letto che un uomo che sa cucinare può soddisfare qualsiasi appetito. Con qualsiasi appetito? Intendi anche il tuo? Nietzsche, io sono raffinata, non vedi? Magari non vedessi. Nietzsche! Provaci tu un giorno a cucinare invece di mangiare sempre. Ma dove vai? La zuppa è finita. Mangiate in pace. Per Liguria, quello che devo sopportare per avere un figlio e un marito che mi ama? Tutti quei ducati per ottenere questo pepe e adesso si spreca così. Lo potete sempre usare per canso. L'ho finito. Va bene. Continua a dirmi di quel dottore che è appena arrivato da Parigi. Come io vi ho detto, io credo che Dio ci abbia mandato lei perché adempiate il desiderio vostro. Sì, sì, giusto, è proprio così. Lei? Lei chi? Lei? Il medico. Sai che in Francia sono molto più moderni. Certo. Lì anche il re la tiene in gran conto. E chi ha curato le debolezze del conte di Provenza? Chi? Lei. È sempre lei che ha curato la vigliaccheria di generale. Generale? No, la vigliaccheria! Comunque ha fatto a Parigi esperienze grandissime. Può andare, basta che non mi lasci nei guai. Non dubitate di lei, abbiate solo paura che non voglia pigliare questa casa, ma se lo piglia, non lo lascia. Bene. Un altro dottore? Basta! Ma questo non è un dottore, è una dottoressa! Ha ragione Liguria, io ormai non mi fido di nessun tipo di dottore, tanto meno di una donna.
per l'amicizia che ho per voi, è mio dovere di informarvi, ma non di insistere. No, no, hai ragione tu. Per avere un figlio sono disposta a fare ogni cosa. E poi, che vi costa parlare con lei? Dopotutto, una come voi capisce immediatamente con chi ha a che fare. Ah, questo sì. Io vedo subito a occhio se è una donna seria o se vende bugie. Andiamo da lei, così parlate. E se dopo non vi pare intelligente, affidabile, lo dite e lasciamo stare tutto. Mi pare giusto. Da, andiamo. Ma dove abita lei? Speriamo che non sia troppo lontano. Non voglio sciuparmi. Non vi preoccupate. Chi è? È Cleandra? Sì, è. Perché non la chiami maestra, Cleandra? È donna molto umile. Non dire così. Sii rispettosa del suo titolo, anche se al femminile. Chi è quella che mi vuole? Buone mani, maestre. E buongiorno, domina. Che vi pare? Bene. Se voi volete che io stia qui con voi, parlerete in modo che io vi intenda. Purtroppo non parlo latino. Come vi posso aiutare? Non perdo tempo. Io non ho figliuoli e ne vorrei. Non mi sono affaticata a Parigi tanti anni per imparare, se non per poter servire a chi ne ha bisogno, come voi, con voi. Grazie. E se voi avete bisogno dell'arte mia, io vi servo volentieri. Ma torniamo a Dream Nostra. Oh, scusa. Ma avete voi pensato di quale cure fosse buono disporre il mio uomo ad essere più uomo? Certo. Ma a poter realizzare il desiderio vostro, è necessario sapere la causa della sua debolezza, che possono essere molte. Sterilità. Strumenti difettosi. Lei è la più intelligente donna che si possa trovare. Vedi, il problema è mio marito. A meno che la colpa non sia vostra. Mia? Siete infeconda per caso? Infeconda? Io? Ha! Non mi fate ridere. Non credo ci sia donna più sana e capace di sostenere un figlio meglio di me. Un figlio? Anche cinque padrona? Anche se non è questa, state di buona voglia che noi vi troveremo qualche rimedio. Ci sarebbe un altro rimedio che le cure termali? Perché io non vorrei che tutte le donne del paese mettessero occhi su mio marito. Parliamoci chiaro. Non è che sia gelosa. Guardatemi. Non possiamo fare altro. Ma non mi avete voi detto di sapere di certe pozioni che fanno rafforzare? Sì, ne ho. Ma io credo che bisogna che voi diate la prova. Senza dubbio. Non si può fare a meno. Bene, e ci penso io a convincere mio marito. Sira! Va con lei. Signora, tornate qui subito, se vi pare, e penseremo a qualche cosa di buono. Tornerò qui in un istante. Un momento solo. Nicia! Nicia, io ho fatto ogni cosa al modo degli altri. Adesso voglio che lo facciamo al mio. Se io avessi saputo che non eri buono a filiare o neanche a fare l'amore, non lo so. Sposavo piuttosto, come ti devo dire, un mulo. Un mulo? Certo, così potevo andare in giro tirandoti calci. Certo, certo, hai ragione. Dice non farmi fare sempre tanta fatica. Non ne posso più. Guarda, ti supplico, sarà l'ultima volta. E vai subito, il dottore aspetta. Perché il caso deve unire un uomo così bello ad una donna così sciocca? E ti lamenti? Questo è un esame decisivo e poi il dottore ti giudicare con i suoi occhi. Ma che è? È la passione, uno sogno dell'amore. Ed ecco cosa le resta, essere in concorrenza con una bestia ed io ancora questo. Attenta.
e lui vuole fare figlioli più di me. Abbiate pazienza, gli uomini. Scusa se ti ho fatto attendere, eccolo. Grazie, non ho sete. Come non ha sete? La serva vuole scherzare? Certo che scherza! Vai, portalo al medico. Su, su, andate a fare il vostro esame, che io muoio dalla voglia di sapere. E ognuno può sapere dove è il difetto, adesso si scoprirà. Ma Cleandra è diversa, no? È un vero genio, eh? Lei sì, spero solo che potrà aiutarci con questo caso. Fidatevi di lei, per il bene della vostra famiglia. Hai ragione. Vai pure tu dalla dottoressa e vedi che non ne serve niente. Nel frattempo, rimango qui fino a che Nietzsche si è calmato e quando lui uscirà con i genitori, vengo pure io a sentire il risultato dell'esame. Vai! Finalmente la partita comincia. Sarebbe un vero peccato per donne di talento come noi non ingannare la più ingenua donna di Firenze. Pensavo, sarà facile fare dottore. Il difficile sarà convincere i genitori. Per questo non ci mancherà modo. Ehi, ma dove li segno? L'ho buttato. Buttato? Sei impazzita? Facile fare il dottore! Tu la ginnastica si fa sull'esame dell'urina e tu l'hai buttata! E adesso come si fa? Maledizione! Sira! Sira! Riempiti una bolla? No! Vino dolce! Facci prendere un figlio! Subito! Che sono stanca! Ecco Lucrezia! Allora, come ti fare il segno? In verità, mi parve strano. Gravumes? È grave? Ma no! Gravum nunc est. Maestra! Stalo qua! Questa dottoressa è proprio una di scienza. Sì! Questo colore, come voi potete vedere, mostra debolezza di reni. Dite pure la verità, senza paura. L'ho appena detto. Debolezza di reni. Ma ditemi, vostro marito di notte dorme nudo? E per questo fa l'urina cruda? No, dorme in pigiama. Il fatto è che sta un'ora in bagno a pregare prima di entrare nel letto. La beve anche? La scienza chiede ai suoi figli questo ed altro. Acida. Stupendo. Ora capisco meglio perché in Francia ti è tanto stimata. Qui da noi in Italia non si farebbe mai. Non è di nata buone, oh, vino? Lorina! Venite. Infine, dottoressa, il rimedio vi darò. Se avete fede in me, io vi garantisco che da oggi ad un anno vostro marito riconoscerà quanto tu sia irresistibile. Insieme avrete un figlio in braccio. E se così non fosse, vi darò 2.000 ducati. 2.000 ducati? Vedi, Liguria, questo sì che è un medico onesto. Sì. Dite pure che io vi ascolto e vi do la mia fiducia. Ah, dunque. L'unico rimedio per vostro uomo è una pozione composta di mandragola, della quale voi certo conoscerete le straordinarie virtù, con l'aggiunta di alcune gocce di ranuncola scelerata. Ranuncola scelerata? L'ho sperimentata 1000 volte e l'ho trovata sempre vera. E se non fosse, il re di Francia sarebbe impotente e infiniti principi di quello stato.
Per fortuna mia e vostra, io ne ho portato gli ingredienti da Parigi. Guardate. Il tempo non può essere più favorevole. Gliela farete bere questa sera, dopo cena. Già, dopo cena? Ma sì che gliene farò pigliare. Non crediate che sia così facile, perché dopo dovrete usare prudenza. Sedete qua. Quale prudenza? La prudenza che, essendo questa pozione fortissima, come ho detto, la prima che giace con quell'uomo non ha più di 6 o 7 giorni. Di che? Di vita. Come? Dopo, di solito, muore. Accidenti. Ah, e io dovrei morire? No, non lo accetto. Non mi uccidi, avete capito? State calma. A tutto c'è rimedio. Quale? Se c'è un'altra che prende tutta la possibile infezione della mandragola. Un'altra? Ma così io divento... Ma che dite, dottoressa? Mi meraviglio di voi. Forse non è molto importante per avere la festa di vostro marito e neanche un erede. Ma io non voglio che mio marito vada con un'altra donna. E no, è tutto il contrario, perché grazie al cielo la donna da letto ce la mettete voi. Ah, ce la metto io. E dopo non ci sarà pericolo? Statemi a sentire. Succhiereste voi il sangue ad una morsa da una vipera? Non lo so. Se voi succhiate subito, la liberate dal veleno. Ma passa il veleno a voi e voi potreste anche morire. Allora io non succhio. Brava, è proprio il nostro caso. Un'altra prenderà il vostro rischio. Succhierà per me? E dove volete che io trovi una risposta ad una simile pazzia? Se è soltanto questo che vi preoccupa, lasciate fare a me. Come a voi? Io vi darò la pozione questa sera dopo cena. Voi farete bere a vostro marito e subito dopo lo metterete nel letto. Il resto è semplice. Basterà travestirsi e andare a cercare una giovane nella piazza del Mercato Vecchio. La prima che si trova, chi vuole guadagnarsi qualcosa, la si porta in camera di vostro marito al buio. Sì, già, ma non è un delitto? Madonna Lucrezia, avrete un figlio in braccio. Per una che se ne va, un'altra viene. Capite il meraviglioso equilibrio delle cose? Di voi, la mattina, la spedirete via e starete con tuo marito a vostro piacere e senza pericolo. Sono contenta, poiché tu dici re e principi e signore hanno tenuto tutto in questo modo, ma è alquanto importante che nessuno venga a sapere di tutto questo. A chi volete voi che lo dica? Cosa c'è ancora che vi preoccupa? Mio marito? Qui ci stiamo dimenticando di Nietzsche. Lui non sarà mai d'accordo. Chi potrà convincerlo? Lui è innamorato pazzo di me. Solo per, sai, a volte forse per stanchezza. Abbiamo capito, abbiamo capito. Voi dite il vero, ma sei tu la donna o no? Forse i padri e la madre possono convincerlo. Sappiamo bene che sono dalla vostra parte. Forse, infatti si fida di loro. E loro possono anche parlare con la suora. Una suora? Sì. Conosco una che fa al caso nostro. Mi sembra una buona idea. Orsù, ammazziamo tempo che si fa sera. Andate a spasso creando e fate che tra 2 ore noi vi troviamo in casa con la pozione. Io vado con la donna dai genitori e poi dalla suora. Serva vostra, donna Lucrezia. Liguria. Ma aspetta, chi disporrà il confessore? Voi, io, il denaro. A mandrake root. More like the root of all evil. But it is the root to solve everyone's problems. More importantly, the root to cure. The root. But there's something in the air. I can smell it. Is it the smell of lust? Or the smell of trouble? Io ho sempre sentito dire che se uno vuole
far vedere quanto l'uomo deve andare con una donna bella, piccola, raffinata. E se voi non avete un altro metodo per avere figlioli, allora proviamo questo metodo. Santa donna! Una vera suocera, la donna ed io andremo a trovare sorella Timotea per raccontarle il caso. Portate l'uomo dalla sorella e voi vedrete quello che vi dirà. Così farò. Adesso basta! Calmati! Sono diventato il perdente di tutta Firenze! Nicia! E cerco di convincerlo! Nicia! È l'ultima prova! Se solo tu sapessi tutto. Tutti gli uomini sono uguali, lo so. Non è così. Lui era il più vivace uomo del mondo, ma dal giorno che ci siamo sposati, lui ha perso la gioia di vivere per il suo problemino. I genitori sono fissati sull'avere un nipote e di fare nascere un bambino che sarà più forte di Nicia. Questo può andare come rimedio? Il dovere di un buon marito è di poter soddisfare qualsiasi moglie e in qualche modo riuscire a farne un figliolo. Io non posso sostituirti. E credimi, non vorrei mai essere al tuo posto. Solo Dio sa quanto sogno. Un nipotino forte che porterà il mio nome. La voglia di Lucrezia di avere figli mi porta a qualche grave rovina. Hai ragione, figlio mio. Allora, pensa al tuo vantaggio. Se non c'è erede, a chi lasciare tutto? Meglio sacrificarsi piuttosto che perdere tutta questa grazia di Dio. E voi la chiamate grazia di Dio? Se mi spingete a soffrire? Soffrire? Nicia, via! Io non la voglio! Nicia, ascoltami! L'ho sposata per voi, ma avevo promesso che non ci andavo mai a letto. Se lui non vuole fare questo sacrificio, forse io! Ma perché stai ancora lì a parlare? Raimondo, devi convincerlo! Voglio bene a mio figlio, ma non a tal punto. Intanto, pensiamo alla suora. Allora tu dici che questa sorella è proprio indulgente? Oh, indulgentissima! Allora bene, speriamo che Raimondo convinca mio marito ad ascoltarla. Ci sta, ma datemi, se voi avete, qualche ducato che bisogna in questi casi spendere a farsi amica con la suora subito per dare speranza di riceverne ancora di più. Avrò 25 ducati con me e mi pare che dovrebbero bastare. Ma piuttosto, Liguria, quali argomenti usiamo ad indurre questa sorella ad assecondare i nostri piani? Ecco, suora Timotea è una furbacchiona. Così è necessario avere prudenza, presentarle il nostro piano col dovuto rispetto. Poi non vorrei che voi, parlando troppo, guastaste tutto, perché bisogna saperla prendere. Dimmi, come devo fare? Lasciate parlare a me e non parlate se io non vi faccio cenno. Sì, e che cenno farai tu? Chiuderò un occhio, mi morderò il labbro. No, facciamo altrimenti, le dirò che voi siete diventata sorda. Sorda? Sì, così parlerò solo io. Voi risponderete se noi alziamo la voce. Capito? Buona idea. Non avete capito? Solo quando alzo la voce! Liguria, ma sei impazzita, sono qui. Vai, piano, piano, ho capito. E non vi preoccupate che io dica qualche cosa che vi paia disforme a quello che noi vogliamo, perché tutto tornerà a proposito. D'accordo. Non c'è miele senza mosche, cara Liguria. Ma voi non siete donna Lucrezia? Non... parlate forte, è diventata sorda. Benvenuta, signora! Ancora più forte. Ancora? Benvenuta, signora! Ben trovata. Che andate facendo? Giovedì. Parlate con me.
se no pizzetti da tutta la piazza. Ho capito. Cosa volete da me? Donna Lucrezia vuol dare in elemosina parecchi ducati. Caca sangue. Che ha detto? Non fateci caso. Qualche volta crede di capire e risponde a vanvera. Scusate, sorella, ricomincio. Prima che questa elemosina sia data in mano vostra, è necessario che voi ci aiutate a risolvere un problema che concerna la donna Lucrezia. Ed è compito vostro intervenire perché è in gioco l'onore di una famiglia. Uè! Ma prima che mi diciate di che si tratta, ci sono veramente questi ducati? Datene una conto! Ehi! Ecco, sono 25, tanto per cominciare. Anzi, sono 24, uno per... La bussoletta delle offerte! Donna Lucrezia è così devota, non trascura mai di contribuire. Andate! Andate! È giorno o notte? Sono sveglia o sogno? Sono qui o sono lì? Sono figlia ma non mamma? Sarei dovuta essere poeta. Sono in meno di 25 ducati. Peggio per loro se non hanno ragionato dal fatto mio. Siamo d'accordo? Liguria, voi lo sapete, io sono anche comprensiva. Ma non è bello ingannare quella brava donna. Adesso proprio voi vi preoccupate? No, lo dicevo perché si deve dire. Ah, adesso sì. In ogni caso, non è una ingannata, vuole un figlio. E poi, prova è quella giovane di Cleandra che se non aiutate per Vereniccia, commetterà la peggiore pazzia, anche un delitto. Non permetterete di questo, spero. Un delitto? Ah, no, questo mai, per carità. Io so che questa mandragola ha qualche virtù, ma credo sarebbe un miracolo se i piani si avverassero. Se c'è una che deve credere ai miracoli, siete voi. Giusto, giusto, farò quello che posso. E signora Cleandra, che è ricca, quando Lucrezia non conosce l'ingratitudine. Brava, così mi piace, così la gente deve essere. Allora, parlerete a Messeniccia? Fate che venga e concluderemo tutto il più presto possibile. Io non so chi di noi due, Liguria o io, abbia truffato l'altra. Comunque, mi preparo a fare il mio ruolo in questo partito. Non sono tranquilla. Lasciate lavorare i genitori. Arrivano! Ma perché devo parlare con sora Timotea? Io so bene chi è il problema. Parlerai con la sorella e sentirai quello che ti dirà. L'importante è che tu la obbedisca. E per il tuo bene, vedrai. Io so quello che voi volete intendere da me, perché donna Lucrezia mi ha già parlato. Figliolo, sono stata 2 ore più o meno sui libri a studiare questo caso e ho trovato molte cose che fanno causa per noi. Parlate voi davvero o scherzate? Ah, messer Nicia, sono queste cose da scherzare? Sorella, no. Ma questa mi pare la più strana cosa che mai si udisse. Messer Nicia, io posso anche capirvi, ma non voglio che voi diciate più così. Ci sono cose che, viste da lontano, sembrano orribili,
Ma quando invece ci si avvicina, riescono umane. E questo è proprio il caso nostro. Dite davvero? E voi volete che io scherzi? In quanto all'atto in sé, se sia peccato, è discutibile, perché è la volontà che pecca, non il corpo. È la causa del peccato e di dispiacere la moglie. Ma voi, figliolo, le compiacete, dice la Bibbia. Di che cosa mi persuadete voi? Lasciati persuadere, figlio mio. Non vedi tu che una coppia che non ha figlioli non ha casa? Non lo so. Messer Nicia, io credo, figliolo, che di qui ad un anno mi ringrazierete. Nicia farà quello che dici, sorella. Lo metterò stasera a letto io. Non aver paura, non sei più un bambino. Chissà quanti uomini al tuo posto ringrazierebbero il cielo. Quanti uomini? Nemmeno uno! Non dubitare, figliolo! Io pregherò che Dio ti accompagni. Andate in buona ora e preparatevi a fare questo misterio che si passerà. Rimanete in pace, sorella. Che Dio mi aiuti! Oh, voi due, uscite qua! Allora? Tutto bene. Sono andati a casa, disposti a fare ogni cosa. Ma dite davvero? Ah, bene! Siete guarita dalla sordità! Sai, Clemente, le ho fatto una grazia! Allora bisogna fare un'offerta. Non cambiare il discorso. Farà mio marito difficoltà di fare quel che io voglio? No! Vi dico, perché la madre starà con lui e lo metterà a letto. Sono la donna più contenta di questo mondo, ma sarà maschio? Maschio? Anche questo volete sapere? Sì, sì, sarà maschio. Andate alle vostre orazioni, sorella, e se bisognerà altro, vi verremo a trovare. Voi donna, andate da vostro marito perché non cambi idea. All'una vi vengo per ordinare quello che si deve fare alle 4. Sì, bene. We all know what happened when the snake convinced Eve to give Adam the apple in the Garden of Eden. And the good Lord wasn't too happy. But in Firenze, they say even God has a sense of humor. Clearly, if Timotea became a nun, and if one little apple could cause so much trouble, I'm curious what a bottle of mandrake can bring. And I bet you are too. Let's find out, shall we? Non ritorna a Liguria. Ma in quanta angoscia devo stare? La disperazione di donna Lucrezia mi fa sperare. La riluttanza di Nicia mi fa temere. Leandra! Oh gioia, oh Liguria! Novità? Buone. Buone novità? Ottime, la suora ha fatto tutto. E Nicia? A posto. Oh sì, è benedetto il cielo. Quando prima posso, prego per lei. Non ti preoccupare, la suora vorrà altro che preghiere. Che vorrà? E Timotea vorrà denari. Ma sì, gliene daremo? Quante gliene hai promessi? 300 ducati. Data gliene! Per me! Lasciateci in pace! Andate all'inferno! E i genitori di Nicia, che hanno fatto? Sono stati loro a convincere Nicia di parlare con Timotea. Che fortuna! C'è un ma. Quale? Donna Lucrezia intende che stanotte ci sia anche tu. Certo che ci sarò. Sì, ma come dottore. Lei insiste solo perché non vuole che noi catturiamo la persona sbagliata. Come posso essere allo stesso momento dottore e donna? Tu sei la dottoressa. Nel letto ci mettiamo un'altra. Neanche noi tuoi sogni? Calmati. Tu sarai la dottoressa. Abbi fiducia nel mio genio. Ma come? La suora ci aiuterà anche con questo. In che modo? Ci dobbiamo tutte travestire.
Io farò travestire la suora. Ti rifarà la voce, il viso, l'abito e dirò alla patrona Lucrezia che lei sia te. Conoscendola, mi crederà. Mi piace, ma io che farò? Fai conto che tu indosserai una mantella e te ne vieni cantando una canzoncina che fa così. No. Si vede e mi conoscerà. Beh, no, perché ti storcerà il viso. Così? Arrotterà la bocca. Così? Con un occhio chiuso. Sì, tipo questo. E dopo tutto questo? Ti pigliamo, ti facciamo girare, ti conduciamo in casa, ti mettiamo a letto. E col resto noi ti possiamo aiutare. Chiamo Sina, che manda la pozione a donna Lucrezia. E tu mi aspetti in casa. Io andrò con la suora, la farò travestire e ricorveniamo a casa tua. Il resto dell'inganno lo porto avanti da solo mostrando l'amore che gli porto. È impossibile che lui non convenga con me o che voglia che questa sarà l'ultima notte. Non credi, Liguria? Liguria? Oh, Sina! Oh, donna! Piglia quel bicchiere che è lì dentro. Sarà fatto. Eccola. È questa la mandragola? Sì, la mandragola. Una tisana fatta di zucchero e cannella bolliti nel vino. Servirà a riscaldare lo stomaco e stimolare lo spirito di Messernicia. Ah. Corri da Lucrezia e dire che questa è la medicina che Nietzsche deve prendere subito dopo cena. Vado. Mentre io aspetto Liguria e Timotea, mi vado a mettere il mascheramento. No, non la voglio! Ramondo sei un disgraziato! È così che l'hai convinto? Ma io vi butto fuori di casa tutti e due! Nietzsche, vieni qui! Fermati! Vieni qui! Nietzsche, vieni qui! Avevi promesso! Lasciatemi! Ho detto che non ne voglio! Nietzsche, si sa che gli uomini hanno paura di tutto, però tu non devi esagerare! Coraggio, figliolo! Devi! Altrimenti, oltre a dispiacere a tua moglie, disobbedisci al confessore! Me. Questo è peccato. Vuoi deludere la mamma? Datemela. Forse mi fa pure bene se non vi devo sentire più. Vino dolce con me, Eva. Fa sognare la giornata, Eva. Senti già qualcosa? Una che canta. Forse un angelo. Mettilo a letto. Sei proprio cattiva. Io me ne stavo pure buona nella mia cella, dicendo il mio ufficio e intrattenendo i miei divoti. Ma poi mi sei capitata tu. Mi hai fatto intingere il dito nell'errore e io ci ho messo il braccio e anche la persona. E chissà ancora che cosa mi capiterà. Nient'altro che questo, che con il cappuccio abbassato e cambiando voce, stanotte farete credere a Lucrezia che voi siete il medico Cleandra. Io? Sì, non vi sarà difficile ingannarla. Ci vestiremo tutte da cleri, come voi. No, no. Sì, tenete e mettetevi questi per non destare sospetti. Ma sei pazza?
Io sono una suora seria. Intanto, da questo momento, siete una monaca mascherata. Brava! Chi è con te, Figuria? Una donna da bene. Tutta coperta? Stai zitta, dove sei andata? Maestra! Vai a chiamare la tua padrona. Accidenti, è Cleandra! E questa è Cleandra? Solo per un attimo ancora. Le promesse tra noi sono fatte. Tu mi dai il tuo aiuto e io ti do le mie fortune. Fin qui ci siamo allora. Ma che ti sei messa in testa? Di andare a letto con Icia. No, dicevo questo coperchio! Fra poco sarò in paradiso. Non esageriamo. Va bene, fra poco andrò all'inferno. Credo mi troverò in ottima compagnia. Su, prendi il sacco. Signora Cleandra, avverti anche Sira qui. Sira, ascolta qui. Devi fare tutto quello che ti dirà Liguria. E ciò che tu vedi e senti, devi tenere segretissimo. Per quanto tu stimi l'onore, la vita mia e il bene tuo. Così si farà. Hai dato il bicchiere al messere? Padrona, sì. Che disse? Che sarà ad ordine di tutto. Bene, bene. Allora, ci vediamo nella piazzetta. Andiamo verso casa sua. Chi apre l'uscio suo? Il servo. No, il tuo lei. Buonasera. Siamo solo noi. Liguria? Siro? E quell'altra è la maestra in medicina? Perdona, sì! Tolli! Sì, è contraffatta bene! Non la riconoscerebbe nessuno! Io ne ho messo due noci in bocca perché non si è riconosciuta dalla voce! Tu sei ignorante! Perché? Perché non me lo dicevi prima? Ne avrei messe anche io due perché nessuno sappia chi siamo noi! Mi sa che non sarebbero bastate due noci. E lei, maestra Cleandra, voi non dite nulla? Non perdiamo più tempo. Io sarò la comandante. Signora Cleandra si è preposta al corno destro. Sira al retroguardia e sinistro. E in mezzo alle corna sarete voi. Donna Lucrezia. Sì, bene, bene. E la parola d'ordine è San Cucù. Chiaro? Liguria? Lucrezia? Chi è San Cucù? Ma non lo sapete? Un santo francese. Andiamo! Sì, andiamo, andiamo. Ma dove mi portano queste? State ad udire. Che bella canzoncina. Chi è? Voglio scoprire chi è prima di agire. Chi di noi andrà? Vai, Sira, considera, esamina, torna presto, facci sapere. Sì. Che trovi, Sira? Una ragazza bella e giovane che chiede solo la limosina. Non so. Questa è Cleandra, che ne pensi? Sì, sì. Va bene, avanti. Sacco, fuori il sacco, sì.
guardate, quella donna è indemoniata! È indemoniata! Se i vostri occhi incontrano i suoi e sarete stigati, il diavolo vi salterà l'anima! E dove la portate? Il diavolo sta in me! Esorcizzarla! Non guardate! State indietro! Non guardate! Non guardate! Io esorcizzo te in nome dell'onnipotente! Dell'onnipotente! Questa povera sciocca è perfetta! E voi, maestra Cleandra, sopravate una suora vera! Il mio dovere l'ho fatto. Adesso vado a casa perché ho la testa che mi duole. Buonanotte a tutte! Andate, grazie. Ormai possiamo fare senso di voi. Venite. Me, cosa ho fatto? Tu lo vedrai. Giratela, così non sa dove la portiamo. Datemi un'altra! Attenta, padrona! Ha chiamato padrona? Ti chiama tutte padrona! Tutto a posto? Sì, aspetta. Bene, un mio marito solo. Vuoi chiamare? Te ne dava la moglie? Cosa volete? Non ti preoccupare. Servi solo per un piccolo lavoretto. Povero Miccia. Avanti, su. Crescendo, forte come un padre! Non esagerare. Guarda quanti sacrifici per diventare madre. Questo figliolo vostro ha da nascere. Per crescere, perché se abbiamo fatto tanta fatica per raggiungere una posizione, bisogna pure che abbia qualcuno a cui trasmettere i frutti del proprio lavoro. Lo studio. Per portare avanti il nome della famiglia. Sarò una grande madre, onesta, come voi. Dall'altra parte della piazza? Va bene. Ma allora è tutto un imbroglio? No, è un incantesimo. Ricordate la favola della bella e la bestia? Come no, la vivo ogni giorno. Si rimane un mostro segreto.
vi racconto tutto. Sentiamo. Sira? La vita è una dura lotta. Lo so, perché io devo lavorare. Perché? Credi che io non lavori? Quanta gente devo leccare i piedi? Fezia, Cleandra, voi veramente sono due baricose di merda! Ma stanotte me le pagano tutte! Alla faccia di tutte e due! Ma come? Mia moglie sapeva che voi dovevate morire e non me l'ha detto? Per non immaginarvi? Ma è infame! Così direbbero di me se trovassero te morta nel mio letto! Ma io sono una sconosciuta! E peggio! A volte ci sono quelle che non muoiono. E per te io rischio tutto, persino la mia vita! Ma che cos'è in realtà questa mandragola? Mi ha tormentato per anni che io ero il problema. Come? Dandomi tutte le colpe. Se solo tu non fossi sposato, ce ne potevamo andare via di qui. Io ti voglio. E dopo stanotte, lontani da noi, come potremo vivere? Ma... Che faremo? Ma... Che pensi? Cosa devo pensare? Sei tu e la tua furbizia, la stupidaggine di mia moglie, il maschilismo di mio padre, il senso di colpa di mia madre, la complicità di quella suora. Piccia, avete finito? È molto più veloce. Perché io dovrei rifiutare quello che tutti vogliono che io accetti? Da questo momento tu sarai mia. Quel che mia moglie ha voluto per una sola notte sarà per sempre. Tu continua a fare il medico. Trova lei tutti i malanni. La facciamo impazzire. Loro sono chiusi in casa ed io me ne andrò al convento per contare i ducati, i miei divoti. Non siete neppure voi innocenti, perché pensate ai vostri cattivi sensi. Io e mio marito andremo dalla suora per avere la sua benedizione.
Poi bene, come si farà? Buongiorno, sono o non sono un genio? Tutto è funzionato come doveva. Quando io gli ho fatto capire l'amore che io gli portavo, lui mi ha fatto capire che non ha nessun problema di nessun tipo e che mi prende per signora. È quella che sua moglie ha voluto per una sera, lui adesso vuole per sempre. Più presentuosa delle butto. Io ho gran piacere di sentirti queste notizie e che tutto sia andato come ti avevo promesso. Allora, come sta? Ma mi sembra... Sì. Tu, come stai? Bene. Tu? Bene. Credo che la mandragola sia la medicina giusta. Oggi invitate a pranzo col medico, così potrò sapere a chi mi avete affidato. Dice, non mi sembra poi il caso. Su, andiamo che la funzione incomincia. Dobbiamo rendere grazie. È giusto, perché stamattina è proprio come se tu rinascessi. E voi ricordatevi di quel che vi ho detto. Dice, io credo che sarà bene fare le cose con timore di Dio e non spavaldamente. Volete discutere? Guarda come lui risponde. Sembra più forte, sicuro. Figlio mio. Finalmente! Aspettiamo dentro. Va. Professore Timotea? Siete in forma stamattina. Che Dio vi dia un bel figliolo maschio! Dio lo vuole? E lo vorrà in ogni modo. Fra poco comincia la orazione. Non mi fate aspettare, se no... 10 ducati a testa! Figlio di la Liguria e maestra Cleandra, venite! Buongiorno, cari amici! Maestra Cleandra, io vi presento mio marito, Miccia. Io vi salvi? E al merito suo, se abbiamo quello che abbiamo sempre voluto. E per questo che mi è molto cara, e volsi che sia nostra amica. Grazie, padrone. Ed io vorrei che voi oggi venite a pranzo a casa nostra. Giusto, amore? Sì, per l'amicizia che ci hai dimostrato. Come sei sicuro stamattina. E ieri sera pareva mezzo morto. E per merito vostro. Che tu sia benedetta. Donna Lucrezia, adesso voi dovete dare a maestra Cleandra la chiave, così potrà sorvegliare facilmente la salute di tutti. La mia, la vostra e quella del bambino che finalmente dovrà nascere, grazie all'opera sua. Giusto. E io la cerco, cruzarla quando mi capita. E adesso che la maestra è diventata nostra amica, è importante non nasconderle nessun malessere. Ma io sto bene. Ah sì? No, no, mi sembrate un poco pallida. Sarà che non ho chiuso occhio tutta la notte? Permettete? Ah sì, sì, mi sembra il rene sinistro. Il rene? E ditemi maestro, ma grave mest? È grave? Faremo gli esami con ogni cura. Madame. Liguria, questo medico è stata una gran fortuna per noi. Già, più che potrei mai immaginare. Another classic love story draws to a close. Girl meets boy, girl wants boy. Boy has what? Boy hates what? Until somebody cheats, somebody steals, but everybody wants. Purifying their sins? There's not enough water in the Arno River to purify those folks. Hey, I saw that. Sure, I played my part, but it's not like any of you earned it. You sat and let it all happen.
Maybe you need to be in there. Fira, ma con chi parli? Cantavo. La verità, questa volta! Io sono una suora seria. Parlate con Sila. I don't speak Italian. Talk to Cleandra. Maledetta mandragola. È stata Lucrezia. Ti sei mangiata il cappello? Mi sentite male? Mi dico solo, mi dico tutto! Lucrezia, stai tu Lucrezia! Cosa succede? Cosa combinate? Gli uomini! È stata tutta opera sua! Oh. I really don't think so. My